Aumentare la sicurezza nei cantieri olimpici è l'obiettivo perseguito dai comitati consultivi provinciali dell'INAIL, attivi nei territori che nel 2026 ospiteranno le gare a cinque cerchi. Un percorso condiviso, la Valtellina si è messa in connessione con la provincia di Belluno. Noi abbiamo inviato una lettera all'INAIL nazionale il mese di febbraio, le province coinvolte nei Giochi Olimpici del 2026, Belluno, Bolzano, Trento, Sondrio e Milano, chiedendo all'INAIL un maggior finanziamento legato alla sicurezza sui cantieri proprio legati alle Olimpiadi. Qual è l'obiettivo? Ma l'obiettivo è quello di, il progetto si chiama Obiettivo Zero Infortuni sui cantieri legati alle Olimpiadi. Eccoci, io credo che la maggior formazione, in modo particolare in questo settore, come è successo per Expo in questo periodo, dove abbiamo visto anche adesso sulla questione della linea ferroviaria, noi crediamo che una maggior sicurezza, una maggior formazione non faccia male a nessuno e crediamo che sia una cosa importante. A Sondrio si è fatta trovare pronta. Sì, noi siamo stati subito dopo che il Presidente di Belluno ci ha convocati, noi siamo stati i primi a rispondere. Naturalmente abbiamo convocato i comitati, abbiamo modificato alcune cose che per noi non andavano bene, ma poi alla fine è arrivata la lettera di convocazione ufficiale. La settimana prossima ci sarà un passaggio importante. Sì, noi siamo stati convocati come presidenti, vicepresidenti e i direttori degli istituti a questa riunione nazionale lunedì 25. Crediamo che qualcosa a casa portiamo di sicuro.